trasmissione delle news di Gilda TV. Mobilità e il sistema in tilt. Un sistema informatico evidentemente non adatto alla ricezione dell'enorme quantità di domande inviate sta rallentando la procedura già partita con notevole ritardo. Sulla questione è intervenuto il coordinatore nazionale della Gilda Insegnanti, Rino Di Meglio, che ha chiesto al MIUR la proroga per la scadenza della prima fase del 23 aprile. Di Meglio ha dichiarato che il caos per la presentazione delle domande era ampiamente prevedibile. Purtroppo tutto questo si ripercuoterà negativamente sul regolare avvio dell'anno scolastico. Concorso scuola. Gli USR di tutte le regioni stanno rettificando gli elenchi delle sedi d'esame per riparare ad un mero errore tecnico, così scrive il MIUR. Erano stati predisposti per la distribuzione delle sedi elenchi di candidati in ordine anagrafico, secondo l'età, invece di elenchi in ordine alfabetico. Ma cosa grave è che le variazioni non figurano in tempo reale sulle pagine degli avvisi del sito del Ministero dedicato al concorso. Pesanti le critiche e la rabbia dei docenti, che si sono organizzati sulla base di dati non aggiornati, anche con notevole dispendio economico per chi aveva prenotato treni ed hotel per svolgere la prova fuori sede. Compensi commissioni concorsuali. Aumentati del doppio i compensi delle commissioni giudicatrici. Magnanimamente il Ministero è arrivato a 2 euro per ogni ora di lavoro. Al danno si aggiunge la beffa, affermano i parlamentari del Movimento 5 Stelle. Una nuova offesa alla dignità del corpo docente, nonché l'ultima di una serie di negligenze che hanno reso questo concorso una farsa. Il bonus per il merito sta decollando nelle scuole in modo differenziato tra dibattiti e contestazioni. Il punto di Reginaldo Palermo, vice direttore della tecnica della scuola. Negli ultimi giorni la questione del bonus premiale ha subito una decisa accelerazione. Con una propria circolare, infatti, il MIUR ha fornito indicazioni alle scuole, ricordando che il bonus non può essere assegnato alla maggior parte dei docenti, ma neppure ad un numero troppo ristretto di essi. Peccato che nella medesima nota il Ministero ribadisca anche che le scuole sono del tutto autonome nelle proprie decisioni. Altrettanto poco chiaro il richiamo del Ministero alla necessità che l'intera comunità scolastica venga coinvolta nella operazione di definizione dei criteri. Con una successiva nota del 20 aprile il Ministero ha provveduto poi a complicare ancora la vicenda perché ha informato le scuole che a partire dalla prossima settimana esse dovranno compilare due schede di rilevazione. Una per indicare le modalità di composizione del comitato e una per elencare i criteri individuati. La rilevazione si dovrà chiudere il 6 di maggio e quindi entro quella data le scuole dovranno aver concluso tutta l'operazione di definizione dei criteri. Poi ci sarà una terza rilevazione che inizierà il 20 di giugno e andrà avanti fino al 31 di agosto per indicare proprio le modalità concrete di distribuzione del bonus. A questo punto, insomma, i tempi sono stretti, anzi strettissimi, e le proteste delle scuole non tarderanno ad arrivare. Referendum scuola. Continua la raccolta firme per il referendum abrogativo di alcune parti della legge 107/2015. In tutta Italia sono allestiti banchetti nelle maggiori piazze delle città. Anche la Giunta Comunale di Napoli, su indicazione del sindaco De Magistris, ha deciso di aderire alla campagna referendaria. Contratto scuola. Dopo la firma del contratto nazionale quadro per la definizione dei comparti, si riteneva che il governo non avesse più scuse per rinnovare il contratto della scuola. Se il contratto ci sarà, le somme stanziate per il rinnovo resteranno di 5 euro al mese. Il ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sostiene la CGS, Confederazione Generale Sindacale, rimane tuttora l'unico strumento per cercare di ricevere un risarcimento per i mancati rinnovi contrattuali dal 2010 ad oggi. Ricorsi alla 107. Con sentenza numero 355 del 30 marzo scorso, il Tribunale del Lavoro di Tivoli ha disposto un nuovo inserimento in GAE di un diplomato magistrale. Continua l'opera della giustizia amministrativa contro la norma in vigore, il DM 255 del 2014, che di fatto è costantemente disapplicata. Il Tribunale di Cassino, lo scorso 8 aprile, ha accolto la richiesta di un educatore professionale che si era rivolto alla giustizia per impugnare la legittimità della privazione del bonus di formazione. Al ricorrente è stato immediatamente disposto il versamento dei 500 euro al pari dei docenti di ruolo. Rinnovo organismi statutari.
In tutte le province, con grande interesse e partecipazione, proseguono i congressi per il rinnovo degli organismi statutari della Gilda. La madre e il fratello maggiore di una studentessa della scuola media Giosuè Carducci di Catania non gradiscono i voti del professore, entrano in classe e lo aggrediscono. Il docente è stato soccorso dal personale del 118, medicato nel pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi. Questi episodi sono la risultante della costante mortificazione professionale e del declassamento nel ruolo istituzionale della funzione docente, a cui la legge 107 sta dando il colpo finale. È quanto dichiara il professore Filippo Tortorici, coordinatore della Gilda di Catania. Come hanno fatto gli aggressori ad entrare nella scuola e ad eludere la sorveglianza? Ringrazio un docente. In occasione della settimana dell'insegnante, dal 2 all'8 maggio parte l'iniziativa Ringrazia un docente, promossa da un gruppo di studenti del Galileo Costa di Lecce in collaborazione con Your EduAction. Gli studenti potranno ringraziare dalle pagine dei social un insegnante che è stato particolarmente importante per la loro crescita. Per questa settimana è tutto, vi diamo appuntamento alle prossime edizioni e vi ricordiamo che potete rivedere i nostri servizi su gildatv.it. Arrivederci da Giuseppina Gagliardo.